Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un boschetto di latifoglie con alcune betulle. Proprio sotto le betulle, in autunno, cresce piuttosto abbondante questo tricoloma bianco di cui parliamo oggi. Si tratta di Tricoloma stiparophyllum, conosciuto anche come Tricoloma pseudoalbum. È un tricoloma di dimensioni medio-grandi che può raggiungere e talvolta superare i 10 cm di diametro del cappello. Presenta una superficie bianca o bianco-rosata, talvolta leggermente ocracea, con un aspetto opaco, ma senza irregolarità, piuttosto liscio. Si presenta inizialmente convesso e poi si allarga, ma mantenendo sempre la forma un po' con il margine ricurvo verso le lamelle. Sotto il cappello troviamo delle lamelle molto fitte, bianche, quasi adnate al gambo, cioè si inseriscono in modo quasi rettilineo sul gambo che è cilindrico, leggermente ingrossato verso la base, leggermente fusiforme. Una caratteristica di questo fungo, che non è un fungo commestibile, è l'odore forte che emana, un odore piuttosto sgradevole, definito da alcuni come di gas, che sicuramente non invoglia nessun raccoglitore alla consumazione. La carne di questo fungo è una carne bianca, si vede una carne perfettamente bianca, leggermente fibrosetta sul gambo, ma tutto sommato piuttosto fragile. Le lamelle, che abbiamo detto sono molto fitte, hanno un'altezza piuttosto ridotta. Abbiamo conosciuto in questa occasione Tricoloma stiparophyllum, noto anche come Tricoloma pseudoalbum, una specie non commestibile legata alle betulle e piuttosto comune in autunno nei nostri boschi. È tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.